È lunga 3 km e collega con un astro d'asfalto il CAN, il centro agroalimentare di Volla e la città di Napoli, in mezzo a numerosi insediamenti produttivi che generano soprattutto un traffico di mezzi pesanti, ma anche residenziali, con normale traffico veicolare e anche pedonale. E la strada provinciale Palazziello, un tempo una piccola strada, con l'allargamento diventa un asse strategico di collegamento, aumentano i flussi, la velocità e quindi i pericoli. Resta tuttavia una strada buia, non di rado è teatro di incidenti con conseguenze serie. La città metropolitana riesce a sbloccare l'impasse che ne impediva la realizzazione e finalmente riesce a costruire e oggi ad accendere l'impianto della pubblica illuminazione da consegnare alla comunità vollese. 80 pali per una potenza di circa 30 kW che rendono la strada più sicura per i pedoni e gli automobilisti. Questa strada è diventata la tangenziale di Volla, è una strada molto trafficata, prima era una strada di campagna, però nel momento in cui c'è stato l'intervento del collettore fognale che abbiamo sottostante è stata allargata ed è molto importante. Di giorno era pericolosa, ma di sera pericolosissima. Si tratta di un investimento di circa 300.000 euro per la città metropolitana di Napoli. Ha consentito la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione su una strada particolarmente trafficata. Un progetto che era stato seguito in particolar modo dalla precedente amministrazione comunale, guidata dall'ex sindaco Andrea Viscovo. Al di là dei meriti che personalmente ritengo siano della città metropolitana e del consigliere Cacciapuoti che mi è stato vicino in questa battaglia per noi, credo che veramente i cittadini di Volla hanno avuto un grande risultato. Un'opera molto richiesta e attesa dalla cittadinanza, che non ha voluto perdere l'occasione di sottolineare con un brindisi la prima accensione dell'impianto, insieme con il consigliere metropolitano delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti, che ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto e per il risultato raggiunto. Con la città metropolitana e Luigi De Magistris sindaco, in meno di un anno siamo riusciti a terminare un'opera qualificante per l'amministrazione, ma soprattutto di esigenza per la cittadinanza. Ringrazio l'ex sindaco Andrea Viscovo che si è sempre impegnato, i cittadini e il comitato che in maniera molto assidua hanno richiesto quest'opera e l'hanno insieme a noi portata avanti nel tempo.